Incontro ieri al Mise tra Acciaierie d'Italia, sindacati e ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Abbiamo raggiunto il coordinatore provinciale di Taranto di USB, Francesco Rizzo, per fare un po' il punto di questa situazione che sembra non essere molto chiara. Un incontro che lei ha definito empirico, perché? Sì, perché è stata la riproposizione del primo incontro di una... è stato l'ennesimo primo incontro di una vicenda che oramai da 2 anni ci vede fermi al palo. E ieri abbiamo detto chiaramente ai ministri. Innanzitutto avevamo capito su cosa verteva la convocazione, poi abbiamo scoperto che siamo stati convocati a seguito dei fatti successi a Genova nelle scorse giornate. Abbiamo detto al governo che ci aveva garantito la convocazione successivamente al Consiglio di Stato, così purtroppo non è stato. E quindi ieri si è parlato di tutto e di niente. Tra l'altro noi abbiamo avuto modo di chiarire per l'ennesima volta che secondo noi, come dire, tutto fermo al palo, non c'è nessun progetto dal punto di vista del piano industriale, del piano ambientale, del piano occupazionale. Noi non abbiamo nessuna notizia vera, fondata, non ci sono documenti cartacei a dimostrazione di ciò. Ha risposto abbastanza zittito, abbastanza infastidito Domenico Arcuri, dicendo che il progetto c'è, che va avanti. Addirittura ha detto che nel 2024 avremo i 2 impianti dry, che ancora oggi non sappiamo dove verranno costruiti, con 4 milioni di tonnellate, avremo già il forno elettrico con 2 milioni e 800 mila tonnellate. Cioè, dico ste cose perché poi alla fine, anche qua, ieri scopriamo che il forno elettrico ha aumentato la capacità produttiva di 200 mila tonnellate. Qualcun altro a quel tavolo sosteneva, non ieri, ma nelle scorse settimane, che il forno elettrico deve garantire almeno 3 milioni e mezzo di tonnellate. Cioè, quindi sembrano tante notizie sparate nel mucchio, un piano industriale che loro dicono lo conoscete, ma io non l'ho mai visto, però diceva Arcuri, ma avete visto delle slide? Abbiamo detto, guarda che le slide non sono un piano industriale, cioè ci dovete far capire qual è il progetto, perché in base al progetto bisogna ragionare. Partendo da un presupposto, abbiamo una serie di criticità. Ancora oggi nessuno ci dice se i 1700 di Ilva Enes stanno in quel progetto o non ci stanno. Cioè, per dirti la poca chiarezza di tutta sta vicenda. Poi c'è stato un passaggio sulla questione economica. Cioè, ieri io mi sono sentito, come dire, ero abbastanza stranito ad ascoltare la dottoressa Morselli, che a un certo punto diceva che i conti economici della società sono a posto, addirittura stavo facendo utile. E anche là ho detto, siamo in confusione, non ci capiamo niente più. Cioè, fino a poco tempo fa si perdevano 50-70 milioni al mese, adesso la dottoressa oggi ci dice che siamo inutile. È tutto il contrario di tutto, come i 400 milioni, ho ricordato a Orlando, per sua dichiarazione durante il penultimo incontro fatto con i sindacati, dovevano servire a rilanciare le manutenzioni straordinarie all'interno di quella fabbrica. I 400 milioni sono stati spesi per l'acquisto delle quote di CO2 che precedentemente Arcelor si era venduta e per pagare i canoni d'affitto, quindi con una vera e propria partita di giro. Cioè, lo Stato dà i soldi ad Arcelor per dare i soldi a Ilva in AS per andare poi a coprire il buco che la vecchia società aveva. Cioè, quindi è lo Stato che presta i soldi ad Arcelor per pagare, per mettere in condizione Arcelor di pagare i debiti con lo Stato. Cioè, è una cosa, come dire, quanto mai assurda. Quindi c'è tanta confusione, c'è una condizione in cui si fa fatica, come dire, a vedere la prospettiva. Ci sono un sacco di problemi che noi vorremmo affrontare, come tutta la gestione dell'appalto, che è diventato ormai, come dire, un campo minato, tutte le difficoltà che stanno avendo i lavoratori dell'appalto. C'è la questione degli esuberi. Anche ieri ho detto, non ci presentate il piano industriale, però ci parlate tutti di esuberi. Possiamo capire la quantità e da che cosa nasce questa idea dell'esubero? Ma poi sono esuberi o sono sostituzioni? Perché a me viene il dubbio che siano sostituzioni. Ilva e AS ci stanno, non ci stanno? Qualcuno dice che una parte viene impiegata negli impianti dry, e qualcun altro dice che non ci stanno proprio. Cioè, sono tutti elementi che sono completamente sconosciuti al sindacato. In tutto ciò abbiamo Arcuri che dice che il progetto va avanti, sta andando a gonfie vele, in sostanza ha detto queste parole, e che nel 2024 sarà tutto a posto. E noi che abbiamo detto che siamo scettici rispetto, come dire, a queste informazioni, perché fino adesso abbiamo visto solamente dichiarazioni di intenti, sono 10 anni che si vive su questo. E c'è stato un passaggio che credo che sia stato il passaggio più chiaro, fatto anche da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha detto chiaramente
ha detto se la chiudete sta fabbrica è meglio, e a un certo punto, come dire, sediamoci e facciamo un ragionamento per mettere in sicurezza i lavoratori, quindi fare una programmazione della chiusura della fabbrica, che è quello che stiamo sostenendo noi con l'accordo di programma, no? Da tempo. Cioè, quindi partiamo dal punto di vista dei lavoratori, diretti, Ilva Enaes e appalto. Risolviamo il problema dei lavoratori, altrimenti rischia di diventare l'ennesimo accordo farsa, quello che vogliono far sottoscrivere al sindacato, in cui ti promettono di andare a recuperare occupazioni, di andare a recuperare reddito, ma nei fatti a primo acchito tu avrai meno lavoratori, reddito più basso e meno diritti, e soprattutto, come dire, nessuna risposta dal punto di vista ambientale, perché ad oggi, come dire, siamo fermi al palo. Sulla situazione finanziaria, poi l'ho detto, ci sembra assurdo, come dire, che dalla mattina alla sera cambi, passiamo da un'azienda che praticamente era quasi decotta ad un'azienda che invece sta producendo utili da diverse settimane, almeno queste sono state le parole di Lucia Morselli. Per quanto riguarda la chiusura dell'area a caldo che voi proponete nell'accordo di programma, quali sono state le risposte che hanno dato sia ArcelorMittal che il governo, se ce ne sono state? Ma non ce ne sono risposte. A noi sembra invece che il governo continui a dire che bisogna evitare la chiusura della fabbrica rilanciando la fabbrica, nei fatti però non fa nulla per rilanciare la fabbrica, perché io glielo ho detto, ci avete un progetto, tiratelo fuori, discutiamo, no? Visto che il Consiglio di Stato vi ha dato ragione e sostanzialmente vi ha dato altro tempo, uscite il progetto, mettetelo sul tavolo, ragioniamo e tentiamo di migliorare le condizioni per quanto riguarda i problemi, come dire, che stiamo vivendo quotidianamente con i lavoratori. A me sembra invece che loro a parole dicono di non voler chiudere l'acciaieria, in realtà non la vogliono rilanciare, e quindi stanno attendendo, come dire, che piano piano, in maniera naturale, quell'acciaieria si chiuda, perché poi alla fine ribadisco un concetto che sto ribadendo da anni ormai: se avessimo un grafico degli ultimi 15 anni di quella acciaieria, potremmo facilmente notare che più passano i mesi, più si abbatte la produzione, più si abbatte il numero di occupati, e quindi c'è una rincorsa verso una morte lenta, ma non indolore, dolorosissima, soprattutto per coloro che lì dentro ci lavorano. Ecco perché noi diciamo accordo di programma, sediamoci un attimo prima, vediamo quali sono le soluzioni per i lavoratori, per tutti i lavoratori, e quindi Ilva, Enaes, appalto, e tentiamo di gestire nella miglior maniera, evitando, come dire, un dramma sociale di dimensioni gigantesche, perché lì comunque ancora oggi ruotano attorno a quella benedetta fabbrica qualcosa come oltre 10.000 lavoratori, 10-11.000 lavoratori. Qualche informazione, qualche chiarimento anche per la questione di Ilva Enaes? Sì, lì ieri ci siamo incontrati tra l'altro con Leo Caroli al Ministero, con il Presidente della Task Force che sta portando avanti queste idee che noi abbiamo proposto degli LPU. Anche lì lui mi ha detto che si stanno intensificando i colloqui, che probabilmente nel mese di agosto ci sarà una convocazione. Stanno avendo un po' di difficoltà, ma non legate ad alcune interlocuzioni con alcuni soggetti che non vedono di buon occhio gli LPU. Però noi andiamo avanti spediti come un treno, perché per noi quella è la soluzione che può dare, in attesa poi del richiamo al lavoro da parte dei lavoratori, può dare la possibilità alla gente di poter guadagnare qualcosa in più per tentare di migliorare la propria condizione economica. Per concludere questo nostro incontro, diamo giusto qualche informazione per quanto riguarda l'immancabile festa dell'USB che è giunta alla sua 7ª edizione, momenti e spunti sicuramente di colloqui, di dibattiti, ma anche di divertimento. Sì, 30, 31 luglio, 1 agosto, Batteria Cattaneo, ospiti quest'anno abbiamo Sun Sound System, Vasconnessi e Pino agli Anticorpi, cabarettisti. Ci sarà qualche altro ospite, dovremmo definire a breve la partecipazione. Ci saranno i dibattiti tutte le sere, ci sarà anche la presentazione di un libro, insomma, anche quest'anno, come dire, tentiamo di replicare quello che per noi è un momento importantissimo, che ci mette nelle condizioni, uno, di stare insieme con la comunità di lavoratori, di cittadini che rappresentiamo, di creare dei dibattiti veri in pubblica piazza, in cui, come dire, nel rispetto delle idee dell'altro ognuno può dire la propria. E soprattutto, come dire, un momento che tende a mettere poi ad accendere i fari su quelli che sono poi i drammi
che noi purtroppo quotidianamente viviamo, no? Una festa, il titolo della festa, e noi non dimentichiamo, una festa dedicata ai colleghi che non ci sono più, quindi anche su questo, come dire, sarà un momento per stare insieme alle famiglie dei colleghi che purtroppo hanno perso la vita sui luoghi di lavoro, e per noi è un momento importante, speriamo, come dire, anche quest'anno di avere gli ottimi risultati che abbiamo avuto negli ultimi anni. Per il momento dalla sede USB è tutto, ringraziamo e salutiamo il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo, e attendiamo appunto nuove informazioni, saremo sempre qui pronti a comunicarvele.